Buongiorno, è venerdì 13 gennaio, eccoci al nostro appuntamento quotidiano con l'edicola Rassegna Stampa per dare insieme un'occhiata alle principali notizie pubblicate quest'oggi dai quotidiani. La notizia principale è quella relativa al decreto benzina. Benzina cambia il decreto, scrive il Corriere della Sera. Meloni interventi con maggiori incassi dall'IVA, 2 giorni di sciopero dei distributori, il governo li convoca. Le accise per adesso non si tagliano, ma il governo è pronto a intervenire con i maggiori incassi dall'IVA. La Premier Giorgia Meloni annuncia il parziale dietro fronte dell'esecutivo, mentre i gestori proclamano lo sciopero e sostengono di essere i veri capri espiatori degli aumenti. La Presidente del Consiglio scende in campo con due interviste al TG1 e al TG5 sincrone. E intanto in casa però le critiche delle categorie, perché i taxisti dicono di sentirsi traditi dal governo dopo le promesse, i benzinai respingono dal canto loro le accuse sulla speculazione e chiedono all'esecutivo di fermare gli evasori. Il 30% è erogato in nero e questo corrisponde a un mancato introito per lo Stato pari a 12-13 miliardi all'anno, vale a dire la stessa somma che serve a tagliare le accise. Giulia, maestra di sci travolta dalla valanga, era lì poi è sparita. È una tragedia avvenuta a Cortina. La donna aveva 34 anni. La maestra di sci è stata uccisa da una valanga. Qui in taglio basso la fotografia di Elon Musk, miliardario. Elon Musk visto dalla madre, May Haldeman, ex modella, 74enne oggi, che racconta il figlio. Abita in case modeste. Non ha mai in fondo fatto troppo caso al lusso, non pensavo che fosse un genio. Questo è un po' il ritratto che la madre fa del proprio figlio. Era un ragazzino molto timido, non pensavo che sarebbe diventato un genio. La mamma di Elon Musk racconta in un libro la genesi di uno degli uomini più ricchi del mondo, ma Elon conferma non ama il lusso. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Vino, una rivolta contro l'Europa, via libera alle bottiglie con l'alert, l'alcol nuoce alla salute, i viticoltori danno da 1 miliardo. Ok di Bruxelles, l'Irlanda che adotterà le etichette con l'avvertenza e tra i produttori toscani c'è chi sospenderà l'export. Questo è un problema direi di stretta attualità perché la Toscana sappiamo essere una delle capitali mondiali in fondo del vino. E appunto per questo i produttori sono contrari a questa decisione che rischia poi di ripercuotersi pesantemente anche sull'export dei prodotti. Un cambio di visione necessario è il commento di Zeffiro Ciuffoletti, il quale parla della metamorfosi della Maremma. La metamorfosi sta nel fatto, scrive Ciuffoletti, documentato nell'articolo di Matteo Lignelli, che la Maremma, da granaio della Toscana come storicamente è stato, sta diventando una terra senza più agricoltori e allevatori. Quindi i connotati della Maremma stanno cambiando e vedremo se sotto certi aspetti la Maremma saprà anche riconvertirsi, vale a dire aprirsi ad altre attività imprenditoriali. Il primo servizio di questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa sarà forse l'effetto delle notizie dal mondo, ma in questi giorni cresce il numero delle persone che si sottopongono alla vaccinazione anti-Covid. Sull'argomento interviene il presidente della regione, Eugenio Giani. In questi giorni si assiste a una corsa ai vaccini. Questo probabilmente anche per le notizie relative a una ripresa dei contagi. Non è contraddittorio il fatto che con tutto il tempo avuto a disposizione si sia atteso adesso per proseguire nelle vaccinazioni con le dosi previste? Il presidente della regione Eugenio Giani esprime il suo pensiero. Siamo italiani, ci si rende conto quando magari si legge sui giornali che vi può essere un timore, mentre quando cerchiamo con tutto lo sforzo che abbiamo fatto di promuovere la vaccinazione, ma magari non vi sono segni di allarme che nessuno ci andava. È un po' fisiologico al nostro modo di essere. Spero che questo serva a tutti per far capire che comunque una volta l'anno il richiamo sul vaccino del Covid è necessario, perché è una patologia che è entrata così profondamente a livello planetario, mondiale, vediamo cosa sta accadendo in Cina, che bisogna essere tutti consapevoli che il livello di immunizzazione va tenuto alto. Cerchiamo di non dimenticarci come, e parlo della Toscana che è stata una regione leader nel
guidare questa campagna di vaccinazione, che è il fatto che il nostro livello di quasi immunità di gregge, perché ormai si parla del 96-97% delle persone vaccinate, sia stato l'antidoto che ci ha fatto in qualche modo allontanare il Covid. Torniamo a leggere il Corriere Fiorentino, si parla anche di sport, di calcio, la Coppa Italia, la Fiorentina che batte di misura la Sampdoria, Fiorentina avanti con il minimo sforzo, gol di Barak durante il primo tempo, ai quarti di finale la Fiorentina affronterà il Torino che ha eliminato il Milan. Poi ci sono anche altre notizie relative per esempio ai trasporti, aumentano di 90 milioni i costi per le tramvie, da Roma fondi aggiuntivi e questo argomento riguarda strettamente Firenze che sappiamo essere una delle città italiane che prima delle altre ha creato questo sistema di mobilità. Vediamo il prossimo servizio filmato di questa edizione dell'edicola rassegna stampa Teletruria, lo sappiamo è visibile anche in Umbria sul canale 88. E il prossimo servizio filmato è dedicato proprio all'Umbria, a Deruta. È uno sportello informativo territoriale dedicato alla finanza agevolata. È stato aperto a Deruta. L'obiettivo è sostenere le imprese, gli studenti e i cittadini per essere più informati. Si chiama SIT e la sigla sta per Sportello Informativo Territoriale. È stato inaugurato a Deruta, il comune della provincia di Perugia di circa 10.000 abitanti famoso per le sue ceramiche. Il taglio del nastro ad opera del sindaco Michele Toniacini. Lo sportello si trova presso la sede comunale di Piazza Benincasa. Vuole promuovere e fare conoscere le opportunità di finanziamento pubblico, europee, nazionali e regionali, alle imprese, alle associazioni, agli istituti scolastici, ai giovani e ai cittadini e anche dare nuovi e innovativi strumenti per garantire maggiore innovazione al territorio. Vogliamo creare nuove occasioni di sviluppo per la nostra comunità, vogliamo mettere a disposizione strumenti innovativi perché la nostra comunità sia sempre più all'avanguardia. Questo sportello che rappresenta un connubio fra pubblico e privato rappresenta anche un rafforzamento del tessuto economico e produttivo ma anche sociale e culturale di Deruta e anche offre la possibilità di avere ulteriori informazioni verso le imprese, le aziende, le associazioni per cogliere opportunità di finanziamenti pubblici a livello locale, regionale e nazionale e anche europeo. Auspichiamo che questa opportunità possa essere colta nel pieno della sua interezza, possa essere utile a concretizzare idee progettuali e soprattutto possa essere di interesse trasversale anche per le nostre aziende artigiane. Ecco un servizio, crediamo, molto importante che potrà essere replicato anche altrove, anche in altri comuni. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione adesso. Arreda i negozi Tiffany a New York, mobiliere di Levane protagonista oltreoceano, 100 aziende lavorano per lui, cresce la terra delle Griff. Poi invasione turisti, affari milionari perché il bilancio di Arezzo città di Natale è stato largamente al di sopra delle più rosee aspettative e previsioni, soprattutto l'indotto ha fatto registrare cifre notevolissime. Poi ancora, nonna record di TikTok a 800.000 follower, questo dimostra in fondo che i tempi cambiano, ma ci sono anche possibilità evidentemente per le persone più anziane comunque di avere un riscontro anche in ambito informatico, se vogliamo. Cronaca giudiziaria, archivio di Stato, pressing difesa sul perito alla terza media, poi ancora la politica, il giorno di Bonaccini, ad accoglierlo anche il governatore, e quindi poche medicine al top del virus, ma l'influenza è oltre il picco. Queste sono le notizie che vengono anticipate in prima pagina. Poi qui vengono approfondite. Mercatini, giro di affari da 20 milioni, 8 solo considerando chi pernotta. Il giornale lo definisce il miracolo di Natale, perché come detto i risultati sono stati largamente positivi. L'effetto del piccolo schermo sul turismo in città funge da traino. Fosca in TV, traino per questi arrivi, per i nuovi arrivi, Incontrada, amo questa terra, Vanessa Incontrada che sappiamo essere legatissima alla Toscana, non solo alla provincia di Arezzo. La terra delle Griff non si ferma più, azienda realizza gli interni di Tiffany, l'economia che tira, storie di imprese che si affermano e quindi acquisiscono anche nuovi mercati.
E ancora la grande serrata degli agriturismi dopo la scorpacciata delle feste, la maledetta primavera in campagna, strutture strapiene da Natale a Capodanno, ma il caro bollette consiglia di chiudere fino a Pasqua. Stefani e Dindalini della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, affermano che servono iniziative di sostegno per valorizzare una terra a tradizione turistica. Questo in verità è un argomento che quest'anno viene ancora di più attuale, soprattutto alla luce dell'incremento del costo delle bollette, che fa emergere ancora di più la differenza di affluenza negli agriturismi tra i periodi di punta e gli altri periodi dell'anno. Primarie PD, Bonaccini basta paracadutati, il candidato al debutto aretino accolto da Gianni. Da ora in poi i candidati scelti nel territorio, corona di sindaci e volti noti ad aspettarlo. E ancora ineleggibilità di Macri, il comune di Arezzo fa ricorso. Il comune di Arezzo è assolutamente convinto di aver agito in modo corretto circa la designazione di Francesco Macri per la presidenza di Estra, ben ricordando che questo comune, si legge in una nota, ha proposto e al pari degli altri comuni votato in assemblea di Coingas la designazione di Macri. Altre notizie, proseguiamo la lettura, l'influenza picchia duro ma la fase clou sta finendo, la salute e i medicinali che mancano, ci sono delle osservazioni, delle considerazioni del segretario provinciale dei medici di famiglia, si fa sentire anche la mancanza di mascherine, gli over 65 dovrebbero fare la quarta dose di vaccino. Adesso i territori, da Laterina, da tutto il mondo per provare gli scooter volanti. La visita del pioniere Spada alla Jetson ha trasformato l'ex Filanda in un'avio superficie. Chi compra i nuovi mezzi volanti li testa qui. E questo in fondo anche è un'ulteriore dimostrazione che il territorio di Laterina Pergine, l'intero territorio della provincia di Arezzo, può accreditarsi anche in ambito internazionale e acquisire ulteriore popolarità. Sicurezza, controlli di sera e corpi speciali, questo a Montevarchi. Poi da Castiglion Fiorentino, presepi, la sfida supera quota 100, allestimenti da tutta Italia per il concorso dell'Avis, e Giometti, manifestazione che continua a crescere tra la soddisfazione non solo dei castiglionesi, ma anche direi di tutti coloro che hanno allestito questi presepi e hanno partecipato. Nonna Natalina fa impazzire TikTok, oltre 800.000 follower per i ravioli. E ancora, dal Casentino, banche e 7 comuni senza filiali, a Soci chiude lo sportello di BPR. È un impoverimento per il territorio, oltre 12.000 cittadini della vallata alle prese con lo stop dei servizi finanziari, disagi soprattutto per gli anziani, la preoccupazione della FABI, il sindacato bancario, Faltoni, amareggiati per la decisione che arriva dopo un'acquisizione. Ricordiamo che ci sono anche altri comuni del Casentino, per esempio Capolona, che non può più disporre di sportelli bancari e il fatto, crediamo, debba essere risolto nell'interesse soprattutto della collettività. Vediamo il prossimo servizio, parliamo di una manifestazione che si svolgerà ad Arezzo questo fine settimana, ultimi preparativi per Arezzo Classic Motor, la manifestazione è dedicata al motorismo storico. Ad Arezzo Fiere e Congressi l'appuntamento è per domani, sabato e domenica. Quelli che osserviamo sono solo alcuni dei pezzi d'epoca esposti. Torna ad Arezzo Fiere e Congressi Arezzo Classic Motor, la manifestazione dedicata al motorismo storico, e cresce anche l'attesa tra gli appassionati del settore. Questa edizione è la 25esima ed è un'edizione che ha come novità e come prima volta un'asta organizzata da Borghi e Motori per la casa d'aste Art International di Bologna. L'asta si svolgerà sia in presenza, sia online, sia telefonicamente. Sostanzialmente verranno battuti i lotti che vedete alle mie spalle ci sarà appunto quindi il banditore in persona e delle persone che parteciperanno sedute in fondo alla sala, che faranno delle offerte in contemporanea alle offerte online e alle offerte telefoniche. Ci sono tematiche diverse sia per quanto riguarda le moto che per quanto riguarda le auto. Un argomento importante che è curato da Mario Mazzi, sempre dell'FMI di Arezzo, per quanto riguarda la sicurezza stradale. C'è poi una tematica per il registro Fiat sulle Panda e anche una nel corridoio tra il Vasari e Arredi per quanto riguarda le 500. Questa edizione di Arezzo
evento Classic Motor coincide anche con i 40 anni di attività del club Il Saracino. Per voi è un'occasione anche per riconoscere questa attività? Assolutamente, perché è il club che ha patrocinato fin dall'inizio e ha creduto fin dall'inizio ad Arezzo Classic Motor. Inoltre ci sarà anche la questura di Arezzo che esporrà le auto del museo, oltre alla Huracan, alla Lamborghini Huracan, che serve, che è il servizio per il trasporto veloce degli organi per i trapianti. Ecco un altro paio di notizie prima di leggere insieme il Corriere di Arezzo. Si parla del Museo MAEC di Cortona, museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona. Il 2022 è stata davvero un'ottima annata per il MAEC, che ha messo in archivio quasi 10.000 presenze in più rispetto al 2019, vale a dire si fa riferimento all'anno pre-Covid, migliorando anche gli incassi che salgono di circa 50.000 euro. Tra le iniziative che hanno attirato il pubblico, la mostra del barocco ingegno dedicata a Pietro Berrettini. È cresciuto anche il parco archeologico giù al Sodo, quindi in pianura, con oltre 3.000 accessi e un aumento del 50% rispetto al 2021. Guardando al futuro, il 2023 porterà la mostra celebrativa per i 500 anni dalla scomparsa di Luca Signorelli. Una notizia di cronaca legata a un animale. Anziano cane cade accidentalmente in una fossa biologica, è stato salvato dai vigili del fuoco, è accaduto ad Arezzo in via Tarlati, il cane non si è accorto del pozzo, rimasto aperto per la svuotatura e ci è precipitato rimanendo intrappolato. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e attraverso un imbrago di fortuna lo hanno recuperato riconsegnandolo alla proprietaria. Vediamo il Corriere di Arezzo. Extra ricorsi di Macri e Comune. Nomina alla presidenza l'esponente di Fratelli d'Italia e Palazzo Cavallo al Consiglio di Stato contro lo stop deciso dal TAR. Città del Natale, 7 milioni di indotto, risultati quindi abbiamo detto particolarmente positivi per questa edizione. All'interno, Arezzo Capitale del Natale, 7 milioni di indotto, edizione stratosferica. Bilancio della manifestazione di Comune e Fondazione Arezzo in Tour, raggiunte le 78.000 presenze nelle strutture ricettive. Il dato, crediamo, si commenti da solo. Nomina extra, ricorsi di Macri e Comune al Consiglio di Stato, presentati contro la decisione del TAR del Lazio che ha accolto le tesi di ANAC. E poi ancora, caro carburante, costi non sostenibili, Peruzzi, presidente CNA FITA di Arezzo, con questi rincari diventa in pratica molto difficile assicurare i normali servizi perché l'incremento del costo è di circa 10.000 euro l'anno in più per ogni mezzo. Ancora il Corriere di Arezzo. L'ASL, tempi rispettati per il codice di priorità, la replica della struttura sanitaria alla signora di Anghiari che per fare un eco Doppler dovrà aspettare fino a dicembre. I cammini di Francesco entreranno in fortezza, ok della soprintendenza, una notizia positiva dal punto di vista turistico se vogliamo. Domani primo atto dell'anno giostresco 2023 con l'offerta dei ceri al Beato Gregorio X che la nostra emittente trasmetterà puntualmente in diretta. Poi ovviamente notizie ancora dalla Toscana, dall'Umbria e quindi dalla provincia di Arezzo, dai territori, da Montevarchi. Sicurezza, più controlli anche di notte, risposta del Comitato per l'Ordine Pubblico alle richieste del sindaco Chiassai Martini. Da Castiglion Fiorentino, ristoratori, niente insetti sul menù. Il sindaco Agnelli sul via libera dell'Unione Europea al grillo domestico. Salviamo il nostro cibo, dice Agnelli, e tuteliamolo. Sempre dai territori, da Anghiari, Porta Sant'Angelo, nuovo ricorso, perché l'opposizione afferma che la soprintendenza nega a loro l'accesso agli atti per la costruzione della scala e quindi non accenna a placarsi la polemica sulla scalinata. L'opposizione chiede chiarezza soprattutto sulle procedure. Vediamo dal Casentino. Ci sono altre notizie. Si parla anche soprattutto del Casentino e soprattutto delle situazioni legate anche all'ambiente, alle varie iniziative di tutela ambientale. Quindi per lo sport, Arezzo prevendite e anticipi. Disponibili fino a domani Tagliandi per Gavorrano con la Sangiovannese, match sabato 21 gennaio, quindi l'Arezzo anticipa la partita con i bianco-azzurri. Vediamo la Repubblica per terminare. Retromarcia sulle accise, dopo i contrasti nella maggioranza, l'esecutivo modifica il decreto,
se i prezzi cresceranno subito il taglio delle imposte. PNRR, vertice sui progetti da eliminare, Fitto vuole una nuova regia e quindi un cambiamento anche di impostazione, soprattutto della gestione, in fondo anche dei fondi e delle procedure per il PNRR. Possiamo quindi terminare qui la rassegna stampa di questa mattina. Grazie a tutti della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.